per un mondo a colori, per spezzare l'egemonia della Juventus, per andare in vetta alla classifica di Serie A. Si affrontano al Brianza di Monza davanti ad oltre 3.000 spettatori, le squadre che meno hanno perso negli ultimi due campionati. Benvenuti a Milan-Juventus, posticipo della sesta giornata di campionato. Comincia Milan-Juventus. Subito il Milan, il lancio di Nora Erum per Valentina Giacinti. Arriva la parata dopo 20 secondi di Laura Giuliani, incredula Valentina Giacinti, grande palla servita per lei nello spazio. Giro palla complicato, ancora Valentina Giacinti al limite dell'area, la conclusione, la traversa del Milan, 1 minuto e 20, due occasioni per il Milan, due occasioni per Valentina Giacinti e solo profumo di gol. Attenzione a Da Luco, ancora Maria Corenciova, un errore in difesa, a Luco non ne approfitta, ma dietro abbiamo Maria Corenciova. Bella questa palla, attenzione per Cernoia, è pericolosa qui la Juventus, arriva l'autorete di Laura Fusetti al minuto 20. La Juventus è in vantaggio. Cernoia va dentro, palla sul secondo palo di testa Pedersen. Palla dentro, il pallone che passa a Cionci! Ancora lei manda un messaggio alla partita. Giuliani legge ma non risponde. Ecco il gol del pareggio del Milan, quarto centro in campionato da parte di Dominika Cionci, sempre al posto giusto, e arriva il pareggio del Milan, l'assist fortunoso è di Nora Erum e il pareggio delle rossonere. Il Milan deve accorciare in avanti, vedete i centrocampisti infatti che stanno andando dalle parti di Valentina Giacinti per andare a raccogliere questa seconda palla, lo ha fatto molto bene Cionci che prova addirittura una conclusione da distanza siderale. Palla alta sulla traversa, ma ancora una volta applausi. Invece trova molto bene Fifi, pallone dentro molto interessante, si avvita subito Salvatore Rinaldi. Molto brava nella protezione Girelli che raggiunge il fondo, mette dentro un pallone che passa, attenzione! Conclusione fuori di Cernoia, un rigore in movimento, grande sospiro di sollievo per noi. Attenzione a Cernoia, sulla destra si apre Staškova e il pallone passa, attenzione, in uno contro uno. E arriva il gol di Staškova sul buco della difesa del Milan. Arriva al minuto 81 il nuovo vantaggio della Juventus con la subentrata Staškova. Pallone dentro, di testa, pallone passa, Vitale Bergamaschi! Non ci arriva, è incredibile, un incubo, impossibile, impossibile, la palla è passata davanti a Vitale che ha mancato il pallone, Bergamaschi per un'unghia non arriva su questa sfera per un 2-2 più che meritato, Cionci per un'eventuale ribattuta, Salvatore Rinaldi è pronto a catalizzare questo pallone, palla che svetta, Francesca Vitale, arriva il gol, il gol del esultanza di Maurizio Ganz al 93esimo minuto, l'inzuccata di Francesca Vitale per il pareggio del Milan, esplode il Brianteo, un punto meritatissimo, salta più alto di tutte e mette il punto del 2-2 ed è un gran gol di Francesca Vitale, rivediamolo, che stacco, che elevazione, che freddezza, il gol bellissimo di Francesca Vitale e arriva il triplice fischio sulla sirena, il Milan agguanta un pari più che meritato, un caro saluto da parte di Francesco Specchia.